pace. Io vorrei svegliarmi tutti i giorni qui. Sebastiano Serafini dormirà in un hotel da sogno nel Parco Nazionale di Bali, al Menjangan Hotel, dove potrà ammirare i cervi in spiaggia. Sì, ci stanno i cervi in spiaggia. Così va. Eccoci arrivati nell'hotel, finalmente. So cute. Meraviglia. Ed ecco che ci è arrivato anche il drink di benvenuto, con anche ovviamente i namaharumaki. Voi avevate mai visto una cannuccia di ferro? No, perché qua vogliono evitare di usare plastica. Assaggiamo. Buon appetito, ragazzi. Vi faccio vedere già dove faremo colazione domani, proprio qui nella torre. Stiamo salendo in cima alla torre perché mi hanno detto che qua si vedrà un panorama meraviglioso per il tramonto. Bene ragazzi, stiamo per andare nella stanza d'hotel, ovviamente con questa pratica macchina, e adesso vedremo le bellezze di questo luogo. Oh mio Dio, guardate, che figata! Voglio vedere i cervi, dove sono i cervi? Dove sono i cervi? Parco nazionale, ragazzi, Parco nazionale di Bali. Ragazzi, oddio, due superstiti. Ragazzi, abbiamo anche il guardiano che pulisce l'acqua. Comunque, siamo al Monjang Hotel e benvenuti in stanza. Adesso vi faccio un tour della camera. Allora, lampada, TV. Adoro questo divano. E voilà, ecco il letto, che è meraviglioso. Cioè, non so se vi rendete conto quanto è alta questa stanza. Cioè, è veramente bellissimo. E tipo per fare il caffè, tutto dentro qui. Quindi veramente, veramente carino questo posto. Poi qui c'è il minibar. Vediamo se c'hanno l'alcol per me. E qui sì, qua sì che si ragiona. Vediamo un po' che altro c'è in questa stanza bellissima. Guardate che meraviglia. Benvenuti. C'è scritto qui? Under your light I dance with the light. I so love every night. Vabbè, un bacio Perugina. Rendete conto che sono stati qua a prendere tutti questi rametti per fare sta scritta. Vediamo cosa si vede dalla finestra. Ah no, vabbè, siamo nella foresta, quindi si vede foresta. Armadio. Doccia. La doccia non è male, con anche i cervi. La doccia poi è tutta di pietra. Penso che sia uno degli hotel, se non l'hotel più bello in cui sono mai stato. Adesso, momento passion fruits. Assaggiamolo. Quanto mi piacciono i frutti esotici. Voilà. Assaggiamolo. Itadakimasu. Mamma mia che buono. È buonissimo, ragazzi. Che bello la piscina, con anche la vasca idromassaggio bella calda. Ecco qui che adesso dalla umile dimora ci portano in auto al ristorante. Ok, devo dire che fa un po' paura, però è veramente divertente. Guardate che meraviglia il ristorante. Wow. Questo è il menù e siccome non si capiva niente, ci abbiamo la lampada. Vabbè. Buon appetito e buona cena a tutti. E adesso assaggiamo il gelato tapè fatto con il brown rice, quindi con il riso marrone fermentato. Sarà buono? Questo
questo ristorante è veramente uno spettacolo, ragazzi. Guardate che meraviglia. E tra l'altro siamo praticamente sulla spiaggia e il nostro tavolo è proprio sul mare. Ve lo farò vedere in uno dei prossimi giorni a colazione perché non si riesce a vederlo. Però qua sotto c'è il mare. Godersi il mare su questi letti. Letti o divani? Bellissimi. Direi che è arrivato il momento di tornare in hotel. Ecco qui la nostra macchina personale che ci riporta in hotel. Cioè in hotel, nella nostra stanza villa. E si parte. Che avventura che sta diventando questo Bali. Spero che questa giornata vi sia piaciuta e vi abbia fatto piacere quanto mi sono divertito le prime impressioni di questo hotel. Vabbè, adesso si fa un salto in piscina. So che non si vedrà niente, ma il cielo è pieno di stelle e gli alberi sono pieni di pipistrelli. Pipistrelli e stelle. Stelle e pipistrelli. Direi che è arrivato il momento di farci un bel tuffo in piscina e augurarvi la buonanotte. Ciao a tutti. Buongiorno a tutti, stiamo andando a fare colazione. Eccoci arrivati al ristorante. Oggi mangiamo alla torre, domani mangiamo in spiaggia. La pace che si respira a fare colazione in questo posto da soli è meravigliosa. Adesso scegliamo cosa mangiare. Assaggiamo questo concentrato di cucumber che fa benissimo per il cuore. Niente male. E ecco la mia omelette con le uova, con il bianco dell'uovo e un egg benedict. Adesso andiamo in spiaggia! Yuhu! Ragazzi, ma quanto è meravigliosa questa spiaggia! Tra l'altro privata, non c'è nessuno! Veramente che meraviglia! Chi vorrebbe essere qui? Bene, io mi gusto questo drink e ci vediamo dopo. Una scimmietta. Anche la scimmietta deve andare al ristorante a mangiare. Guardate che altri animali, andiamola a vedere. Sembra un coccodrillo. Ragazzi, ragazzi, finalmente un cervo. Un cervo e delle scimmie. Vabbè, si torna in hotel che... Questa sera si cambia la stanza. Dormiremo proprio qui stanotte. E la cena ovviamente. Anzi no, la cena mi sa che la facciamo sulla torre. Oh mio Dio, come mi sto rilassando a Bali. Comunque questa sera andiamo in un'altra stanza, quella con la casetta privata, che è proprio sulla spiaggia. Quindi in tre passi saremo sul mare. Quindi sarà veramente bellissimo. Direi di tornare in stanza. Eccoci qua, quanta fatica. E adesso ci spostiamo alla Beach Villa 306, pronti? Via! Ed ecco la nostra seconda casa, la Beach Villa. Com'è dall'interno? Vi ci porto subito. Siete pronti? Guardate che meraviglia questa stanza, con anche gli snake fruit che a me piacciono tanto. Guardate che meraviglia. Io vorrei svegliarmi tutti i giorni qui, è troppo bello. E la vasca, guardate, guardate che meraviglia. Oh, il bagno è qua, non l'avevo visto. Il bagno esterno. Si è proprio immersi nella natura perché è nel parco nazionale, quindi è veramente meraviglioso. Si sente proprio tutta la natura qui. Il rumore degli uccelli, veramente bellissimo. C'è un divanetto qui, soprattutto subito fuori. Aprite la stanza e siete già in spiaggia.
godersi il tramonto qui è veramente qualcosa di magnifico. Momento di festeggiare la happy hours. Alla salute. Quanto mi piace l'insalata greca. Ed ecco qui la cena di oggi. Finalmente si mangia un po' di indonesiano. Questo spezzatino con il riso. Questo è il nasi goreng, che sarebbe uno dei piatti più tipici della zona, proprio dell'Indonesia. Quindi assaggiamo. Buon appetito. Che buono. Veramente buonissimo. E adesso assaggio anche uno spiedino. Ma che carini, ci hanno fatto uno smile sul conto. E sama sama vuol dire you're welcome. Quindi prego. Vabbè, si torna in camera. Anche oggi è una giornata bellissima. Grazie mille per essere stati con me. Adesso mi sa che torno in camera, anzi, nella casetta, e mi guardo Eat, Pray, Love, che è un film che adoro. E siccome sono a Bali e una delle parti di questo film è ambientata a Bali, mi sembra l'ideale. Tutta pronta per la notte. Mi hanno anche fatto un regalo. Vediamo. Sleepy one, go to sleep. Rest those eyes and those little feet. Wake in the morning, all full of fun, and make your day a happy one. Grazie mille. C'è anche un regalo. Che cosa mi hanno regalato? Penso che siano dei dolcetti. Direi proprio che mi merito un bel bagnetto. Buonanotte. Ragazzi, svegliarsi così. Vi ricordate ieri che la spiaggia era tutta rientrata perché c'era la bassa marea? Adesso che c'è l'alta marea, guardate che meraviglia. Che pace. Non c'è nulla. Cioè, è troppo bello. Uno scoiattolo. Guardate che carino. Sento il rumore dei cervi, ma non li riesco a vedere. Ragazzi, finalmente l'alba. Oh mio Dio, fare colazione sopra il mare è veramente un'esperienza che vi auguro di fare un giorno. O se non l'avete già fatta, ditemi se vi è piaciuta anche a voi. Guardate quanti pesci. Comunque, proprio dopo questo vado a fare un po' il sub. Bene ragazzi, ed ecco la colazione di oggi. Non sembra magnifica? Delle pancake, un'insalata organica. Questo invece è un mix di estratto di ginger che fa bene per il cuore. E adesso andiamo a fare il sub. E dopo aver fatto il sub è arrivato il momento di farci dei massaggi e un facial. Quindi ci vediamo dopo. Ciao! Bene ragazzi, è arrivato il momento di andarsi a fare dei massaggi. Yeah! Adesso stiamo scegliendo l'aroma per fare l'aromaterapia. È stato veramente una cosa unica. Wow. È ora di pranzo. Ed ecco il pranzo di oggi. Oh mio Dio. Guardate che meraviglia. Ed è arrivato anche il secondo. Pesce spada. Wow. Adesso ci preparano gli elmetti e andiamo a cavallo, ragazzi. Cavallo, guardate che belli. Oh mio Dio, questo c'ha i capelli come me. So già che la mia voce darà alquanto fastidio a questi animali, quindi cerco di parlare bene.
ragazzi, sto andando su Bruce, che mi sembra molto felice. Vabbè, siccome vi ho abituati per mesi a riprese molto ferme, non credo che cambierà molto. Noi ci vediamo al prossimo video e grazie mille sempre per seguirmi. Un abbraccio da Seba. Vi ricordiamo che potete trovare la musica di Sebastiano Serafini nei maggiori digital store.